Questo, ecco, chiamiamolo così, ci dammo sto nome. Questo spermatozoo divino. Che nel nulla, ecco, che lo avvolgeva, si è formato, alleluia, Dio, lo Spirito di Dio, alleluia. Come la stessa cosa, guardate, sempre per i più piccini, perché i più grandi magari lo sapete, molti di voi lo sanno. Allora, voi dovete sapere che un pulcino, nasce da un uovo di gallina, però questo uovo di gallina, seguite attenzione, prima ancora, quando si forma, diciamo, nell'ovaio della gallina, che a dire, ave l'ovaio come la femmina, è vero? Oh. Le ovaio, allora, sì, lo sapete, femmina, non proprio la scuola. Allora, quindi ci sono questi, allora, le uova della gallina che ha le ovaie, no? Che cosa fanno? Mano a mano, ogni giorno, si ingrossano, prima sono molli, addirittura sono piccolini come addirittura come un punto di spillo, una capocchia di spillo, insomma, poi mano a mano si ingrossano, e man mano che si ingrossano si forma dentro l'ovaio della gallina anche il guscio. Amen. Allora, prima che si formi il guscio, almeno sarà così, questa è una mia supposizione. Prima che si formi il guscio, che diventa impenetrabile, quindi prima, se il gallo feconda la gallina, le uova della gallina, allora il suo sperma penetra nell'uovo, ancora che è senza guscio. Amen? Quindi lì dentro, si forma piano piano il pulcino. Piano piano. Quando dice, no, attenzione, teoricamente, io sto parlando così, ma si forma, già c'è questo seme, non si forma piano piano, successivamente si forma. Allora, per essere più corretto, quando la gallina fa l'uovo, no? E quindi uno prende l'uovo con guscio, no? Se questo uovo lo si mangia subito, ma non per forza uno se la va a mangiare subito, scusate quanto ne abbiamo mangiato uova che pudicini. E allora, se questo uovo viene messo in un cassetto, in un cestino dove le massaie lì raccolgono le uova, no? Dove raccolgono le uova? Mettono in alto il cestino. Non è che si pigliano subito su zucchero, arrivano fa capo di cavo su zucchero, pure soffri. Quindi lì loro le conservano, le mettono. Allora, se questo uovo rimane lì, allora rimane tale e quale, così com'è. Però sempre con quel seme del gallo nel suo uovo, ora lo faccio scaviare, a pigliare l'uova. Allora dice, caccia, va a fare i raggi prima di una cosa. E allora, se quest'uovo si prende e si mette sotto la gallina, quando fa la chioccia, quando fa la chioccia, ma guarda che c'è a spiegare, la gallina, le galline, c'è un periodo durante l'anno, sapete, che non fanno poi, smettono di fare le uova e cominciano a fare
E si girano così, si arricciano le pupille, sì, va bene, le penne. No? Allora, il contadino capisce che la gallina entra nella fase di chioccia, cioè che ci viene come una febbre. Amen. Io vi spiego a modo mio, fratelli, che io era piccerino, mi spiegavano mia nonna, mia mamma, insomma, cosa. E allora, e meno male che la memoria lunga, tutta, insomma. E allora, cosa va? Se, diciamo, il contadino, la contadina ha anche il gallo che vive insieme alle galline, sa di certo, perché poi loro lo guardavano in controluce. Amen. E se ne accorgevano se era aiaddina pigliata tu gaggio, dicevano così, usavano sto termine, no? Allora, che cosa facevano? Prendevano questa gallina, e perché poi la gallina quando si fa, diventa chioccia, in tardo periodo, sta sempre accovacciata. E fa... Se uno gli mette le uova... diciamo, lei con le ali le raccoglie e se li mette sotto. Guardate quante cose sta insegnando. Se li mette sotto e si accovaccia là sopra, sopra queste uova. Allora, e rimane lì su quelle uova fino a quando non si schiudono e nascono i pulcini. Che mi pare che avviene 21 giorni. Amen. Quindi, allora, nell'arco di 21 giorni, allora, quest'uovo che è stato fecondato dal gallo, quando l'uovo era ancora, diciamo, che non aveva il guscio, amen, che è riuscito il seme del gallo a, diciamo, intaccare l'uovo ancora tenero, allora che cosa fa? Quel seme del gallo, dentro quest'uovo incomincia a formarsi pulcino, come un bambino nel seno della madre, preciso. Solo che noi ci impieghiamo 9 mesi. Ai addina, un pulcino, 21 giorni. Alleluia. E allora, seguite attentamente. Quindi, perché la gallina deve diventare chioccia? Perché se non diventasse chioccia, la gallina non starebbe sempre ferma. Andrebbe ora a destra e a sinistra per cercare da mangiare. Invece, quando è chioccia, lei sta sempre lì accovacciata in un posto, sempre ferma. Amen. E quando lei si sente che sotto di sé ha le uova, non la smuove più nudo, non la smuove più nessuno. Perché vedete, la legge della natura che Dio ha dato. Amen? Allora, e lei proprio, è lì, ecco, le cova. Così fanno gli uccelli pure, bambini, va bene, bambini. Così avviene anche per i volatili, gli uccelli, la stessa cosa. Si formano il nido, ecco, le uova degli uccelli, avviene la stessa cosa. Amen, gloria a Dio. E allora, chi li fa nascere, quindi è quel calore che emana la gallina, quindi la chioccia, che mi pare che arriva a qualche 39 gradi, 40 gradi. Forse 40 gradi, insomma, 39, 40 gradi, no? Amen? Quella è la temperatura adatta per far nascere il pulcino. Ora, allora, dici, ma che c'entra l'uovo, che gallina con cosa? Allora, il Dio praticamente si è formato, ora, giustamente, fratelli, in quello, mi pare si chiama, spermatozoo, tanto dell'uomo come di ogni animale, fratelli, sarà formato di tante piccole, chissà, particelle, perché deve dare origine a un essere.
Quindi non è solo un spermatozoide, basta che è. No, quello lì sarà formato chissà di quanti elementi. Amen, gloria a Dio. Perché altrimenti se fosse una cosa sola non faria niente. Quindi lo spermatozoide sarà formato di tantissimi altri ingredienti, tali che poi nell'uovo, nell'ovulo della donna, tutte quelle particelle danno origine a un essere umano. Guardate che cosa. E che è? Una cosa c'è di niente. Così è avvenuto con Dio. Erano tutte queste infinitesimali particelle di iotrini. Iotrini. Amen. Che chissà come dovevano essere l'uno, certo non era uno in una maniera, ma una lunga serie, chissà quanti, però diversi l'uno dall'altro, che messi insieme hanno formato come si formano i nostri spermatozoi. Si è formato questo spermatozoo divino nel nulla. E siccome il Signore mi ha spiegato che il nulla in assoluto non esiste, quindi il nulla ha covato. Come, alleluia, come l'ovulo nel seno della donna per 9 mesi, ecco, poi alla fine dà alla vita un essere umano, ecco, questi iotrini che formano questa specie di spermatozoo spirituale divino, amen, hanno dato origine alla persona di Dio in spirito, però, cioè a tal punto, guardate, allora mi spiego benissimo. Se noi prendiamo uno spermatozoo, no? Mi seguite? Vi state scandalizzando? Se noi prendiamo a uno spermatozoo e gli parliamo, ci ha parlato mai? Non vuoi avere uno spermatozoo? Non ci ha parlato mai? Ma siete cretini allora? Non si può parlare, perché non ci capirebbe, è giusto? Avete parlato mai un ovulo della donna? Va rispondendo? No, è vero. Avete parlato quando lo spermatozoo nell'ovulo della donna ha dato alla vita un piccerino o una piccerina e poi crescendo ci ha parlato, sì o no? Quindi se noi ci parliamo all'ovulo, è che tu dici, così che ti conosci. Se uno ci passa uno spermatozoo, dice, ma chi sta cretino come mio? Quindi vedete, nessuno, però lo spermatozoo messo insieme all'ovulo, dando alla vita, si forma un essere umano con l'intelligenza, con la sapienza. Così si è formato Dio. Con la sua intelligenza, con la sua sapienza, e incominciò a dominare nell'universo sconfinato del nulla. Benedetto l'Eterno, alleluia. E lì, alleluia, che lui, essendo divenuto ora un essere veramente vivente, però sempre a livello spirituale, incominciò a ragionare. Alleluia. Vedete, ecco, il Signore mi ha dato l'esempio dello spermatozoo per farci capire, dice, vedi, all'inizio è niente, lo spermatozoo è niente, l'ovulo è niente, però guarda quando poi si forma. Che l'essere ha intelligenza, ha bocca e parla, orecchie ode, occhi e vede, gambe cammina, amen, gloria a Dio. Così è stato Dio. Queste, dice, sono le mie origini.
E prima di me non c'è stato nessuno!